Questa sera è con vero autentico piacere. Parleremo con un collega, un amico di vecchia data della mitica redazione della Gazzetta, ne faceva parte insieme a noi. Lui da Ispica è Gianni Stornello, che negli ultimi tempi fa anche il politico, ma io di queste colpe non voglio discutere. Parliamo invece con Gianni Stornello, scrittore. Perché? Perché ha, da non molto, almeno per quello che non so io, molto, ha dato alle stampe il libro, il romanzo I giorni dell'Oleandro, con i tipi di... Qual è la casa editrice, Gianni? Laurana, Laurana. Perfetto. Laurana di Milano, Laurana di Milano. Allora, Milano, io ce l'ho a Venezia, Città di Castello, siamo international, la Gazzetta continua a difendere. Allora, Gianni, primissima domanda. Io, contrariamente al solito, questo libro non l'ho letto, mi riservo ovviamente di farla più presto, l'altro sono un lettore vero, ma l'Oleandro non è un fiore che ha, è anche un po' pericoloso, può essere velenoso, roba simile o no? Addirittura porta male ed è un Peggio, questo peggio che aspetto, essere velenoso. è un aspetto che emerge dal romanzo. C'è una superstizione, visto che in epoche antiche questo fiore era un fiore funerario, un po' come il crisantemo, no? Eccolo. Per cui il fatto che sia anche velenoso ha fatto sì che nell'immaginario, in un certo immaginario collettivo, l'oleandro portasse male. In realtà è un fiore tipico della nostra macchia mediterranea, peraltro molto resistente, ma pericoloso perché è velenoso. In ogni caso, il fatto che l'oleandro porti male è stato evidenziato nel romanzo È e chiaro. per certi aspetti, per chi ci crede, ha influenzato l'esito del romanzo. Benissimo, già. Allora, in questo romanzo tu, noi abbiamo parlato qualche minuto, contrariamente al solito, ci siamo sentiti prima per avere io un'idea. È un romanzo che racconta di un'ipotetica, chissà quale sarà, cittadina della Sicilia sudorientale, chissà quale sarà, non so, Venezia, per dirne una, e racconta una serie di storie in cui credo, mi pare di avere capito, si sommano una serie di generi, tra cui anche un pizzico di suspense, e adotti molto una tattica che è bellissima, e tu sicuramente sei in grado di usarla bene, il flashback. Perché c'è il flashback? Perché la vicenda è contemporanea, io racconto situazioni che si svolgono ai nostri giorni, però la storia principale, il filo conduttore di tutto il romanzo, ha le radici e trae origine, negli anni 60, quando due ragazzi, si conoscono al liceo di questo comune immaginario che si chiama Colle Calandra e si innamorano, però è un amore contrastato dalla famiglia di lui perché a quell'epoca c'erano i matrimoni combinati. Lui, Beh, appartenente all'alta borghesia terriera, era stato destinato a una cugina figlia unica. tanto per aumentare il patrimonio, per non farlo perdere, Ovvia, come tradizione. bravissimo, bravissimo. E I domanda, io non ti due chiedo se c'è ragazzi si l'happy end o se separano. non c'è, ma questa storia si dipana lungo tutto il libro, no? Si dipana lungo tutto il libro perché che cosa succede? Alla seconda liceo, alla fine del secondo liceo classico, lei, che è figlia del maresciallo dei carabinieri, della stazione locale, è costretta a seguire la famiglia a Napoli perché il padre viene trasferito a Napoli. I due promettono di scriversi, di scambiarsi amore e lettere, però succede che lei scrive una montagna di lettere, addirittura una lettera al giorno, come aveva promesso a lui, ma lui non risponde. Ebbene, la soluzione di questo giallo, di questo mistero, lei la scoprirà ai nostri giorni dopo 60 anni ed è un epilogo sconvolgente, perché riguarda, No, non voglio no, anticipare, riguarda, perché non riguarda voglio qualcosa. anticipare Quello e che è togliere il sicuro, gusto per della carità, suspense. niente spoileraggio, quello che è sicuro è che questo vivere in più epoche, io
fosse successo oggi, supponendo che ci sia qualcosa, qualche amore contrastato, oggi non c'erano lettere, c'era il WhatsApp, c'era tutto quanto, la diretta, no? Come è cambiato il mondo dai tempi non tanto tuoi quanto miei, sono un altro che ha fatto il liceo classico in quegli anni, non l'aveva già finito, comunque appartiene a quel mondo, e mi rendo conto che di queste difficoltà di comunicazione, perché chiaramente oggi no, lo chiamavi, alla terza volta che non risponde, gli dici va a quel paese, con le lettere, anche perché, ma non è un romanzo epistolare però, o tu le riporti queste lettere? No, no, non è un romanzo epistolare, tra l'altro è un romanzo corale, perché che cosa succede? Lena, che è la ragazza, la vecchia ragazza, che chiaramente adesso è ultra settantenne, torna con le Calandra con la figlia Marianna, che è appassionata di archeologia, e con il nipote Marco, che è aspirante giornalista e ambisce a fare il praticantato per diventare giornalista professionale. Fermati qua, perché poi andiamo. A proposito di archeologia, tu mi hai accennato a una cosa, ne parliamo due minuti, che mi ha riportato a un ricordo. Prima voglio dire che conoscendoti sicuramente avrai evitato il pericolo del macchiettismo, non è stereotipata nella storia, nei personaggi, nel poeta. Perché ti dicevo? Perché in questo ipotetico paese, chissà dove sarà, vicino Caorle, come abbiamo già detto, c'è un pantano all'interno del quale c'è... Cosa c'è? C'è una vestigia era del stata passato, trovata. Una vestigia del passato. In un pantano è difficile che ci hai trovato un acquedotto, è più probabile che ci trovi qualcosa con la quale navighi. Allora, questo si rallaccia a un discorso molto vicino al paese dove tu vivi. Io ricordo da giovane, più o meno all'età dei ragazzi che erano al liceo, in cui sentivo parlare di questa famosa nave. E mi hai dato l'occasione, qualche giorno lo riprenderemo questo discorso. Ma torniamo al romanzo. I protagonisti, i singoli e il corale, perché è bello il fatto di questa coralità del romanzo, hanno fiducia negli anni 70 nel futuro e nella loro storia, e nel 2023 si pentono di aver avuto quella fiducia, pensano di aver sbagliato, pensano di aver fatto bene o pensano che non c'era altro da fare? Beh, quella che fa i conti col passato è Lena, cioè la protagonista anziana del romanzo. E ti posso dire che in uno dei dialoghi della fine, dell'ultimo capitolo, lei dice che abbiamo sbagliato tutto, ammette di avere sbagliato, e dice anche, e questa cosa è riportata nel risvolto di copertina, abbiamo sbagliato anche a cercarci, non ci siamo trovati, riferendosi a Duccio, al giovane, non più giovane chiaramente, il suo ex fidanzato. Giovanni, Gianni, una domanda, ma lo sbaglio di Lena, qua parlo a uno che scrive romanzi, quindi come tale che scrive saggi come me non lo può fare, quindi ha dovuto scegliere. Quando le dice ho sbagliato, è uno sbaglio suo o uno sbaglio generazionale? O sono tutte e due? No, è uno sbaglio suo e di Duccio, del suo ex fidanzatino. Ma tutto questo però si inquadrava in un certo mondo, in un certo periodo, in una certa generazione. Certo, perché tu hai usato proprio un termine che utilizzo anch'io nel romanzo, mondo, perché lei non si sentiva accettata dal mondo di Duccio, il mondo alto borghese terriero. Lei era in fin dei conti la figlia del maresciallo dei carabinieri, quindi era qualche gradino più giù rispetto alla scala sociale dell'epoca, e nonostante questo loro hanno cercato di contrastare, di lottare con questo luogo comune. E, non ci sono riusciti. Non ci sono riusciti perché c'è sempre il diavoletto che mette la codina in determinate situazioni. Questo diavoletto
È un discorso del diavoletto signore o signora Rossi o è un discorso della coralità fatta di tanti signore e signori Rossi che ci ha messo una o più codine? No, la codina è quella che ha messo una persona interessata a fare saltare la relazione. Quella che a Napoli chiamavano o malamente, insomma si è messo quello nel mezzo. Però attenzione. Era una situazione diffusa perché figlia di una certa mentalità. E qua scatta la coralità, quindi non sono loro due, si ergono, sono i protagonisti, ma vengono fuori da un certo mondo, non c'è niente da fare. È chiaro che ambientato 100 anni prima o 60 anni dopo avrebbe avuto motivazioni, storie, vicissitudini diverse. Quindi tu hai agito su due piani temporali. E lo scrittore in tutto questo ha trovato un messaggio di rabbia, di fiducia, di speranza? Che messaggio ha trovato lo scrittore nel farlo? Di delusione. Di delusione perché è la stessa delusione che provano i personaggi. Tra l'altro c'è anche qualche altro personaggio, certo. Cito Piccio Spina, che è un ex compagno di liceo sia di Duccio che di Lena, con cui Lena si ritrova dopo 60 anni e che sarà quello che rivelerà, toglierà il velo. Perfetto. A determinate situazioni. Gianni, capisco che sia strano, pare strano, ma abbiamo chiacchierato quasi 12 minuti, siamo alla fine. Allora, ricapitoliamo I giorni dell'Oleandro, Gianni Stornello, edizioni, dicevi, scusami? Laurana. Laurana Milano, si trova come sempre librerie e online, no? Suppongo. In tutte le piattaforme e nelle librerie. Perfetto, come succede oggi. Gianni, come io nell'attesa di leggerlo e poi di chiacchierarne dopo, magari ci incontriamo a Ispica, ci capiterà che ci incontriamo in qualche occasione in cui vengono presentati i libri, io ti faccio i miei complimenti, sono contento di aver trovato un amico e sono certo, ripeto, pur non avendolo letto, conoscendo la, come posso dirti, delicatezza di approccio da parte di chi scrive, che uno sia interessante leggere, due che sia fascinoso nell'attesa del finale e tre che valga la pena. E poi un'altra cosa che è decisamente fuori moda, questo te lo devo dire, una cosa a cui sono fissato anche, sarà scritto in italiano, il che è grave, gravissimo, perché ormai in italiano non scrive nessuno, scrivono una lingua molto molto strana. Molto strana. Ti dirò di più, è breve, scritto in italiano, mi sono sforzato di scrivere in italiano, però utilizzo la tecnica del pastiche. Cioè inserisco elementi dialettali siciliani che volutamente non sono scritti in corsivo perché fanno parte una terza lingua. Ma io qua chiudo, non mi riferivo al dialetto, mi riferivo allo scrivere in lingua italiana, perché oggi le lingue in cui scrivono non lo so. Io ho colto la palla al balzo. Benissimo. Gianni, grazie e ragazzi andatevi a leggere, perché ricordate, ve lo dice uno che è patito e che ha la fortuna di scriverlo. I libri, uno, si scrivono, ma si scrivono perché qualcuno li legga e per leggerli dovete comprarli. Ricordatevelo. Gianni, grazie e mi raccomando, alla prossima volta. Grazie a voi.